care telepescatrici e telepescatori di Italian Fishing TV, buongiorno a tutti. Pochi secondi e inizia la puntata numero 14 di Occhio alla Rete. Restate con noi. Oggi il pesce vivo per curare l'asma. I baby squali che addirittura prima di nascere si fingono morti quando percepiscono il pericolo. Il video fantastico del regaleco, uno dei più grandi e rari pesci ossei al mondo, e tante catture da parte del protagonista di oggi proprio in Italia, nel mare di casa nostra. Vi ho incuriosito un pochettino? Allora restate con me. Questa immagine, scattata dal famoso fotografo Daniel Botteglio, sta letteralmente facendo impazzire il web, suscitando tantissimo interesse per lo strano aspetto del pesce. In realtà è un pesce luna che assomiglia a una grande goccia che galleggia. È avvenuto uno straordinario avvistamento nelle acque del Golfo del Messico, precisamente a 463 metri di profondità. Un veicolo robotizzato si è trovato infatti faccia a faccia con uno dei più grandi pesci ossei del mondo, il regaleco. Nome scientifico Regalecus glesne. Questo pesce raggiunge gli 11 metri di lunghezza e vive a, pensate, 1000 metri di profondità. Il regaleco o re di Oringhe risulta innocuo per l'uomo, anche se in realtà gli scienziati sanno ben poco di questo pesce. E ora veniamo al protagonista della nostra puntata. Si chiama Stefano Adami, è genovese, ha 34 anni. Durante la settimana è un rappresentante di articoli da pesca e durante il weekend un agguerrito e tenace pescatore. Tra poco vedremo un mix delle sue catture effettuate con la tecnica della pesca a traina con il vivo e piombo guardiano. Vediamo! Cari amici, anche quest'anno in India migliaia di persone affette da asma e da altri disturbi respiratori hanno affollato la cittadina di Hyderabad per sottoporsi alla cura del pesce vivo. Questa singolare terapia non è riconosciuta dalla medicina nazionale e non ha alcuna base scientifica, ma in realtà un numero elevatissimo di indiani si mette in fila e si sottopone a questa cura mangiando dei pesciolini vivi con un mix segreto di spezie distribuiti da 200 membri della famiglia Goud, che da più di 160 anni, pensate, compie questa ricerca. L'evento è sostenuto dal governo indiano, che mette a disposizione i mezzi di trasporto idonei e questa cura viene distribuita gratuitamente. Parliamo molto spesso di squali nelle nostre puntate, ma mai di baby squali o precisamente degli embrioni degli squali. Beh, oggi vi voglio dare una notizia molto interessante. Gli embrioni degli squali che ancora si stanno sviluppando nelle uova sono in grado di percepire la presenza e l'avvicinamento dei predatori. Anche in uno spazio ridotto e circoscritto come quello delle uova, i baby squali sono in grado di immobilizzarsi e di fingersi morti, riducendo i movimenti respiratori. Si tratta dunque di una strategia istintiva sviluppata sin dall'inizio del ciclo vitale degli squali. Tantissime le barzellette che ci sono arrivate oggi. Iniziamo con la prima. Ce la manda la signora Concetta, finalmente una donna, da Gaeta in provincia di Latina. Il giorno dopo l'acquisto di un acquario, la moglie chiede al marito carabiniere: «Caro, hai cambiato l'acqua ai pesci?»
No, non hanno ancora bevuto quella di ieri. Complimenti e un saluto alla signora Concetta. Seconda barzelletta della nostra puntata numero 14. Ce la manda Francesco da Torre del Greco in provincia di Napoli. Dialogo tra pesci. Signorina, l'amo. Scostumato, esca. Carina, complimenti anche a Francesco. Siamo giunti all'ora dei saluti. Vi ricordo di iscriverci e di inviarci foto, racconti di pesca, informazioni, notizie curiose, insomma tutto quello che volete a occhio alla rete @italianfishingtv.it e diventerete protagonisti delle prossime puntate di Occhio alla Rete. Vi ringrazio tantissimo di averci seguito, buon proseguimento e mi raccomando, come sempre, occhio alla rete!